Buongiorno a tutti. Allora, un po' di tempo, facciamo un po' di video oggi, giriamo un po' di video. Ora volevo fare un unboxing delle cose che mi sono arrivate in collaborazione, che mi ha mandato Banggood in collaborazione. Lo sapete perché è la prima volta credo che io faccio un unboxing? Perché loro sono stati abbastanza veloci con la spedizione, nonostante sia un sito cinese, quindi arrivi da molto lontano la merce. Ma la merce era per non so quale motivo in giacenza, io non avevo l'avviso nella cassetta della posta. Quindi ho dovuto per forza, per fortuna che la persona con cui mi sento di Banggood è talmente tanto gentile che mi ha detto: ti vai a ritirare la merce? Io ho detto, ma veramente non sapevo che fosse arrivata. E quindi poi alla fine, per fortuna, perché dopo 2 giorni l'avrebbero rispedita al mittente, per fortuna, insomma, sono riuscita ad andarla a ritirare. Solo che è passato talmente tanto tempo che non ricordo quello che ho preso. So che ho preso soltanto cose per l'organizzazione della casa, bagagli e cose varie, però non mi ricordo e quindi adesso vi faccio vedere. Naturalmente trovate il link tutto scritto nell'info box e trovate anche il codice sconto che potete utilizzare sul loro sito. Allora, la prima cosa che ho preso è questa. Che è un beauty, questo me lo ricordavo. Ah, naturalmente, chissà perché viola. Allora, è un beauty così, molto comodo. Questi quando vado in vacanza sono comodissimi, anche perché hanno l'appendino e possono appunto essere messi comodi. E i prodotti mi ci stanno dritti, perché se no vi ricordate i miei beauty quando partivo per le vacanze e non c'erano le gemelle? Immaginate ora. E dentro è pienissimo, vedete? Di taschine, di tasche e taschine, così riesco ad essere ordinata. E poi ha anche la tasca davanti ed è tutto impermeabile, quindi io questo dopo lo posso mettere tranquillamente in lavatrice, perché mi è capitato con altri e ho fatto così e devo dire la verità, sono abbastanza resistenti, eh? Vabbè, ti dice che insomma ci puoi mettere di tutto dentro, c'è anche un'altra taschina qui, è comodo. Poi vediamo. Sì, ho preso tutte cose rosa fucsia, tranne una che mi sa che non c'era il colore. Ho preso, ah sì, io questi ne faccio veramente, ne ho una collezione, perché tra Banggood e altre collaborazioni di solito li prendo sempre e sono sempre per la valigia degli organizzatori. Sto pensando un po' alle vacanze, devo essere sincera, anche se dobbiamo tirare il collo ancora per qualche mese, però questo mi piace anche perché li uso non solo, vedete, è così e poi c'ha la retina per far respirare comunque gli abiti, c'è fucsia e ha le zip. Io non li uso solo quando vado in vacanza, li uso anche per esempio se la domenica so che andiamo da qualche parte. Se la domenica so che vado da mia suocera, io spesso mi porto le vesto che è un po' carine, se andiamo a farci un giro con mio marito, così, e poi mi porto il cambio e di solito mi porto una di queste cose con un leggings di ricambio, una maglietta di ricambio. Le bambine ormai sono abbastanza grandi perché hanno quasi 7 anni. Oh Gesù, tra meno di tra poco. E quindi, però è capitato spesso che ne so, andiamo in agriturismo e ci sono le giostre, però c'è il giardino e si lerciano tutte. E allora preferisco portarmi sempre e comunque un cambio. Poi ho preso questo. Mi sa che l'ho preso da borsa, che è sempre un porta cose,
che è così. E io ci metterò, credo, qualche bijou da portare in vacanza, oppure ci posso mettere, che ne so, il cavo della fotocamera, il caricatore del cellulare, cioè le cuffie, qui dentro mi ci stanno. L'avrei preferito in un altro colore, ma mi sa che non c'era. Insomma, non è piccolo però, secondo me mi ci stanno tutte le cose, insomma, questa è la mia mano. Insomma, secondo me mi ci sta tutto quello che mi serve. E in ultimo ho preso questa gigantesca confezione rosa. Da che parte si apre? Grazie a Dio non faccio video SMR. Allora, sempre in vista delle vacanze, sono tutti i sacchetti per le scarpe. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora ve ne faccio vedere uno, poi basta, che basta. Allora, hanno la parte trasparente, che tu insomma sai che cosa c'è dentro. Questo è utile soprattutto in valigia perché di solito io tendo a fare un borsone solo per le scarpe. Non mi piace mettere le scarpe insieme agli indumenti, nonostante siano in sacchetti separati, in contenitori, perché io sono la donna delle pochette, cioè io ho mille, come potete vedere. Di queste cose ne ho un cassetto pieno proprio perché le utilizzo tantissimo. Uno per la biancheria intima, uno per le magliette, oppure per esempio quando andiamo in vacanza mi faccio i completi già prefissati. Devo stare fuori 7 giorni, mi faccio 7 completi per le bambine, 7 outfit per me, poi aggiungo e più extra, soprattutto per le bambine, perché tipo si sporcano, cioè. E quindi ha la parte così in plastica e poi è cos'è, tela e si chiude e diventa un sacchetto. Anche questi, sopra c'è la forma della scarpa, ma niente vietà di poterlo utilizzare per altro. Vi lascio tutti i link sotto, secondo me questi qui sono molto resistenti e poi sono abbastanza resistenti, poi vi dirò quando li utilizzo. Naturalmente per le bambine ci entrano anche, cioè, più di un paio di scarpe, ma anche per gli adulti, voglio dire, soprattutto di quelle estive ci entrano perché sono belli grandi, ecco. Quindi 10 sacchettoni avrei voglia di fare, ma anche per tenerle in casa, sinceramente, perché non ho una vera e propria scarpa, ho un paio di scarpiere. Una è dietro la porta che porta alla soffitta e le gemelle hanno perso la chiave. Le chiavi, perché poi io sono furba, quindi metto tre chiavi, le tre chiavi della porta nella stessa moschettone. E quindi adesso me lo piglio in saccoccia perché non riesco a trovare ste chiavi e non so come raggiungere delle scarpe. E quindi io lì ho delle scarpiere e poi ho tutte le scatole delle scarpe, però così è anche più pratico per vederle e metterle anche ordinate. Poi si possono anche impilare una scarpa all'altra perché così non si sporcano, non si formano. Quindi questo è quanto. Quello che mi ha mandato Banggood, io le ringrazio come al solito perché devo essere sincera, tra le aziende che ho conosciuto sono molto disponibili veramente molto gentili. Ora non lo dico per piaggeria, ma insomma sono tanti anni, credo anni che ho questa collaborazione e quindi mi ci trovo bene. Poi io prendo sempre queste cose per la casa oppure queste cose per l'organizzazione che mi insomma sono utili e francamente parlando sono le stesse cose che trovate nei negozi, cioè. Che se ne dica di merce cinese, ma non è che quella che trovate nel negozio italiano sia diversa, ecco. Quindi questo è quanto. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Vi lascio tutti i link nell'info box. Non vi dimenticate, ne avete due opponibili, utilizzateli. Ce li hanno donati due. Va bene, ciao a tutti.